Oggi siamo qui presenti nel nostro negozio con una persona speciale. Questa persona, oltre che essere un carissimo cliente, è anche un amico. Parliamo di Giacomo Nuzzo, che è l'autore della nostra nuovissima mostra, che si terrà presso il nostro negozio fino a metà luglio. Con questa occasione, abbiamo pensato di conoscerlo un po' più a fondo e per questo chiamerò anche Mosè, che condurrà l'intervista. Ciao Oh, Mosè! ciao Roberta, come va? Bene, tu? Oh, benissimo, guarda, certo che mi trattate bene, mi chiamate per Giacomo Nuzzo, cioè, tanta roba. Cosa vogliamo di più? Esatto, mi trattate molto Grazie. bene, accidenti, cioè, neanche a dirsi, insomma. Quindi, ciao Giacomo, noi. Ciao Mosè. Perché devi sapere, Roberta, che io e Giacomo ci incontriamo senza appuntamento in vari momenti della vita, no? Quando c'è una mostra, quando c'è una festicciola per Berengo, noi ci incontriamo sempre tangenzialmente, quindi questa è un'occasione propizia per incontrare Giacomo. Vedi? Giacomo, adesso sei lì con una mostra bella, Adesso ovunque, che è un Sì. titolo importante, cioè. Il momento, quell'emozione la si può cercare in tutti i posti del mondo, se vuoi, no? In tutta la tua prossimità, è così? Si può Esatto. fare ovunque? Perché la magia o la bellezza della fotografia è sempre lì davanti ai nostri occhi. Dobbiamo solamente cogliere il momento per recepirla. E il lavoro del fotografo penso che sia proprio mirato a questo, insomma, no? L'attenzione a cogliere quello che ci succede intorno a noi, ogni momento, insomma, in qualsiasi momento. Ogni momento è quello buono, quindi, questo che vuoi dire a tutti i fotografi. Ogni momento è giusto, insomma. Ogni momento potrebbe essere quello giusto, esatto. Poi se uno riesce a essere lì presente in quel momento e viverlo soprattutto il momento, allora può darsi che si riesce a fare anche una buona fotografia. Però Certo. bisogna sempre viverlo quel momento. Ascolta. Io ho visto le fotografie più volte, le fotografie della mostra. Roberta è stata gentile a spedirmele, le ho guardate con estrema attenzione ed è interessante. Vedo, se vuoi, perdono, i paragoni non sono mai eloquenti, neanche educati in un certo senso, però vedo un po' di Berengo, un po' di Sciana, un po' di questo neorealismo italiano, un po' questa realtà nascosta, no? È così. Chi sono i padri della tua fotografia? Sì, padri ne ho avuti tanti, mia madre dice di no, però ne ho avuti parecchi, cominciando da Walker Evans a Cartier-Bresson, tanto per citarne alcuni, Kudelka, poi Luigi Ghirri, però ho avuto la fortuna di frequentare molto Ferdinando Sciana, e anche di avere un buon rapporto con Berengo Gardin. Allora, frequentando queste persone e avendo tra le mani sempre i loro libri, le loro fotografie, sicuramente mi hanno indirizzato in un certo modo da qualche parte. Insomma, se prima navigavo un po' a emozione, sono riuscito a dare una dritta diversa, no? A pensare in modo diverso alla fotografia, che prima non era così. Prima ero molto istintivo e mi lasciavo prendere da cose molto disparate, no? Con la loro conoscenza invece ho cercato di guardare e di costruire l'immagine in modo diverso, perché l'immagine tante volte non solo è lì, ma bisognerebbe aspettarla, bisognerebbe costruirla e tante volte succede, insomma. Tra l'altro ti dico una cosa, cioè questo diciamo tu rispetto a questi grandi, assieme a questi tuoi colleghi, chiaramente esplori un po' un sociale nascosto, no? Cioè, nel senso le persone che normalmente non vengono fotografate, questo ti accomuna. Io voglio trovare un pizzico di originalità, però. Nelle tue immagini c'è, a differenza di questi padri, un po' la ricerca anche del contrasto, no? Non in questo caso, in questa foto, però una ricerca del contrasto di due realtà distinte, no? Di due realtà che sono dissimili fra loro, come l'esempio quella verrà fra poco
dei nanetti di Walt Disney e dietro i santi, no? C'è il tentativo di cercare due realtà distinte, se vuoi, è vero questo? Cerchi questo contrasto? Esatto, cerco sempre di mettere in evidenza le due cose, ma tante volte se c'è un'occasione ironica nella fotografia la sfrutto sempre, e cinica mai, però l'ironia è un pizzico che ci metto sempre molto volentieri nelle immagini, e tante volte le cerco proprio, le immagini anche ironiche. Sì, ironiche e contrastanti poi, no? Tra l'altro, diavolo e acqua santa in un certo senso. Esatto, no? Che devono, sì, per esempio quello di Napoli che c'è Giulio Cesare sul Manifesto, certo. Mi sembra che sia molto più Giulio Cesare quello che è lì davanti e che mi guardi, insomma. Certo. È un personaggio. Ecco. Cesare lui che parla là dietro, insomma. E cogli un po' il senso, Mosè, scusa, di quello che dici sempre, no? Che la fotografia deve far pensare, certo. Deve far stupire, ma soprattutto deve far sorridere, giusto? Certo. Tra l'altro di questa foto qui, quello che è interessante è che mi piace, spesso gli elementi compositivi sono tanti. Se ci fai caso, l'impalcatura taglia la quinta in due, no? Se ci fai caso, cioè se non ci fosse quella riga di mezzo, non avresti due Giulio Cesare e non potresti scegliere tra l'uno o l'altro, dico male, quindi questo è un po' quanto. È vero. Quindi noi saltiamo la regola dei terzi, di solito la gente avrebbe tolto, no? Non ormai toglie quell'impalcatura, invece serve a dividere un Cesare da un altro, no? questo è quanto. Ti chiedo una cosa, tu hai citato tanti padri, no? Sei partito tu da Walker Evans, quindi da Farm Security Administration, anche da, tra l'altro lui è un grande paesaggista con elementi moderni, tutto bianco e nero però, l'unico che ha citato colori è Geary. Come mai c'è questo amore per il bianco e nero forte? Ma Geary, diciamo che ho avuto un incontro con Geary, no? Un anno che ero a Parigi e avevo trovato questo fotografo che non conoscevo assolutamente, che stava fotografando, no? E fotografava in modo strano, secondo me, nel senso che aveva la macchina sul cavalletto, no? Però non guardava dentro il mirino della macchina fotografica, guardava al di fuori, no? E ogni tanto scattava. E mi sono avvicinato, no? E gli ho chiesto, con mio francese un po' raffazzonato, come mai non fotografava in quel modo. E lui mi risponde, ma se sei emiliano come me, perché parli francese? Dopo, ovviamente io ho un accento, no, che assomiglia all'accento emiliano, così dicono, però non lo so se sia vero veramente. E lì ho conosciuto Luigi Geary, che non sapevo assolutamente chi era. Poi tornando da Parigi, ho cominciato ad andare a vedere chi è questo personaggio qua, no? E ho visto che aveva, che fotografava il paesaggio, no? Con l'intento che ho io rispetto al paesaggio. Cioè, eravamo tutti e due sulla medesima lunghezza d'onda rispetto a certe visioni. E allora dico, va bene, no? Dico, mi ha fatto molto piacere, no? Che un grande fotografo, no? Abbia la medesima visione di un fotografo che non si è mai avvicinato così profondamente come si è avvicinato Geary, insomma, a questo, perché Geary è famoso il viaggio in Italia che poi ha influenzato tutta una serie di fotografi, insomma. Beh, viaggio in Italia, sai, è un capolavoro, eh? È un capolavoro. È un capolavoro che può avere dei rapporti, se vuoi, letterari con il viaggio in Italia di Goethe, no? Cioè, esatto. Un viaggio alla ricerca di un paesaggio tuo, di un paesaggio interiore, quindi non un'Italia di capitelli o di colonne, ma esatto. Di paesaggio. Tra l'altro prima, tornando al contrasto, al contrasto che tu cerchi nelle fotografie, c'è un'immagine molto significativa, che è quella del crocefisso col segnale della curva stretta, no? Questa qui, ecco, fantastico, guarda, questo, se vogliamo dargli una matrice autoriale di somiglianza, questa è una foto della Walker Evans, no? C'è un paesaggio con un elemento stradale come quella V bianca, no?
Però c'era anche un elemento ironico su questa fotografia. Tu questa foto l'hai voluta così, l'hai cercata così, cercavi l'ironia di questo segnale stradale che indicava il crocifisso? Ma guarda, sinceramente, io ci passo tutti i giorni davanti perché è dove abito praticamente, questo luogo. E non sempre c'è la luce esatta, c'è la nuvola esatta, ci sono tante cose che coincidono, no? Certo. La guardo sempre. Poi la cosa ironica che ha messo lei, è la Madonna che c'è in croce e non c'è la figura del Cristo. Hanno messo in croce la Madonna, e che adesso non c'è più questa croce, no? Perché l'ultimo temporale violento che c'è stato l'ha abbattuta, hanno messo una croce di ferro non più così suggestiva a mio avviso. E comunque è un'immagine ghirriana secondo me. Certo. Sì. Sì, è vero, c'è anche per questo, però tutto sommato dici che hai l'accento emiliano e ti confondono un po', però in realtà c'è un po' d'Emilia in questa fotografia, no? Questa pianura, questo aeroporto. E questi spazi aperti, esatto, sì. C'è un po' della via Emilia, no? Come diceva Francesco Cuccini, dalla via Emilia al West, no? C'è questo aeroporto che ti porta un po' da tutte le parti, no? Se vogliamo. Tra l'altro, molto ghiriana, secondo me, anche la foto nella quale tu fai il pioppetto, no? C'è una foto dove c'è bellissimo quel pioppetto preso di fronte, preso di petto, no? Esatto. Il pioppo racconta in un certo senso, no? Quei pioppetti raccontano, hanno delle storie che sono dentro di loro, dico, ma no, c'è una storia dentro quegli alberi, no? Una storia di gente, una storia di persone, dico, ma sì, sicuramente, ma ti dirò che c'è stato un anno che ho dedicato le mie vacanze alla ricerca dei luoghi fotografati da Virgi. Sì. Come ho fatto per esempio una ricerca un anno ai quadri dell'Otto, no? Sparsi per tutta Italia. Certo, bello, bello. Ecco, un anno l'ho fatto alla ricerca di Ghirri e sono andato a vedere, no, tutti i luoghi fotografati, no? Cercando di vederli dal punto di vista dove li aveva fotografati lui. Come quando sono andato, per esempio, in Olanda, a Delft, ho cercato la visione, no, che il Vermeer ha dipinto la veduta di Delft. Ah, certo. Ecco, e mi sono messo con la macchina fotografica proprio in quel punto medesimo, no? E ho fatto lo scatto sul suo quadro, che lui poi l'aveva dipinto con una camera chiara, no? Ovviamente, no? Aveva portato questa camera, l'aveva disegnato e poi fatto tutto in studio, no? Perché è impossibile fare un quadro così, certo, davanti a questa veduta. E la curiosità è quella di confrontare quante cose sono cambiate, no? Dal momento che il Vermeer aveva dipinto il suo quadro e com'è adesso Delft, insomma, in questo momento. Certo. Ah, io ti chiedo una cosa. Secondo te... Insomma. No, ma è chiaro. Io quello che volevo chiederti è questo. Secondo te è importante ripercorrere le impronte di altri, anche in senso geografico? Cioè, è importante andare a fotografare ciò che ha fatto Ghirri o Berengo o chiunque altro, è importante cercare i luoghi delle fotografie celebri, è importante? Ma è importante, però cambia tutta l'esperienza, perché ci sono di mezzo e 50 anni, insomma. Le storie che raccontavano loro non sono più le storie che incontro io adesso, certo. E l'importante del viaggio è proprio quello di verificare cosa è successo in questi 50 anni, insomma, no? È questo che è interessante ancora. I viaggi sono tutti interessanti, insomma, da questo punto di vista. Lo sai perché chiedo questo? Chiedo a Roberto se posso fare una piccola parentesi nel nostro dialogo. Tra l'altro invito anche Giacomo con noi. Noi vogliamo fare una specie di incontro di corso dove andiamo a fotografare Luzzara, che tu sai essere il paese di Paul Strand, di Berengo, di Olivo Barbieri, di Ghirri, della moglie di Paul Strand, che poi si è verificata una grande fotografa. Noi daremo a ogni partecipante, Roberta pensa, una mappa dove hanno fotografato i vari autori, per cui potranno verificare dove sono andati a fare quella singola fotografia e riceveranno anche una visione di questa, delle foto della moglie di Paul Strand, no?
Quindi secondo te è importante frequentare una Luzzara e raccontarla per come la si vede oggi negli stessi luoghi di Berengo, per intenderci? Secondo te è giusto per il lavoro da farsi? Ma è interessante, certo. È interessante anche soprattutto perché chi va fa un'esperienza sicuramente nuova, si confronta con due grandi fotografi soprattutto, che anche Berengo mi sa che ha fatto fatica a confrontarsi con Postel. È stata dura, certo. E poi c'è questa visione moderna, no, di questo paese che cambia, non cambia, che rimane sempre un paese ad andamento molto lento, no? E cogliere tutti questi aspetti qua ancora, che sono quelli più importanti, insomma, per raccontare un luogo nel corso di una vita fotografica. Nel quale poi ci piacerebbe fare anche una mostra, no, a No, Mosè? non ci piacerebbe, nel quale faremo una mostra, perché non ci piacerebbe, dobbiamo farla, abbiamo promesso Con i questo. migliori scatti. Ci siamo già impegnati per questo. Arrivo le tue foto, Giacomo. Le tue foto, allora io le osservate, ti ripeto, a me piace guardare, poi sai, le foto banalizzo, sono un po' come le canzoni, no? È bello che diventino un tormentone un po' nella tua testa, le devi guardare, riguardare, guardare, riguardare, perché solo lì riesci a comprendere il senso. E a video, chiaramente, non ho visto le stampe, però vedo una tonalità che è un po', tra virgolette, analogica, no? C'è un po' aria di baritata nelle tue immagini. Tu ricerchi questo nelle tue fotografie, ricerchi quel bianco, quel nero, quel grigio che erano tipiche della baritata della pellicola, perché quello io vedo. Sì, un po' sicuramente, e un po' cerco di rispettare a memoria ovviamente la luce che c'era in quel medesimo posto quando io ho fatto la fotografia. Se ho fotografato una fotografia buia, cerco di mantenerla buia perché quello è stato il momento che mi ha attirato, insomma, per scattare la foto. E diciamo che le modifico pochissimo, le fotografie, a livello. Sì. Al limite ci metto un po' di contrasto, ma non ci faccio granché. Tanto è vero che non ho nemmeno il Photoshop. Nei miei programmi non uso nemmeno il Photoshop e non voglio nemmeno averlo, insomma. Cerco di fare l'inquadratura, no, e da lì lavorare su quelle due piccole cose che posso aggiungere o posso togliere, ma non di più, insomma. Mi interessa il momento della fotografia. Questa immagine qua, per esempio, che c'è quella Bellissima. che passa al cimitero, ho pensato, no, a Caronte, no? Dico, chissà se il capitano di quella nave si chiama Caronte. Certo, no, ma tu, questa è ironica, è molto bella questa cosa. Ironica anche, se vuoi, persuasiva di una certa cosa, perché c'è la vita, c'è lo sfarzo, no? Perché tutto sommato quello è un traghetto. Sono questi due contrasti qua, no? Quello che dicevamo prima, proprio, no? Il contrasto che c'è nelle tue immagini. Che sono sui luoghi di mare, dico, questi qua che hanno la possibilità del paesaggio più bello, no? Non lo vedono mai assolutamente e vedono sempre questo traffico davanti e indietro che magari non guardano, no, non si accorgono nemmeno del paesaggio, perché certo. Sbattono con in mano il tablet, non sbattono con in mano il cellulare, dico, ma che cosa, guardate, insomma, se andate lì dovete immergervi in quello che c'è intorno a voi e immergervi proprio completamente, non si può girare. Quando sono andato in Bielorussia sì. A fotografare il dopo Chernobyl, no? Ero con un amico che lui era già stato perché aiuta i bambini, no? Contagiati. Esatto. E fa venire in Italia questi bambini, li fa fare, esatto. E mi ha portato a visitare, avendo lui molte amicizie, era tutto il giorno con il tablet, no, a comunicare con tutte queste conoscenze che aveva lì, no. Alla fine, quando io gli ho fatto un album, no, di questo percorso, Il villaggio scomparso, l'avevo titolato questo album, e gli ho dato a loro, dico, vendetelo, no, che serve per raccogliere i fondi per questi bambini.
quando ho visto le fotografie, mamma ha detto: ah, ma io questa cosa qua non l'ho vista. E dico: per forza, se tutto il giorno con in mano il tablet, che cosa vuoi vedere? Insomma, no? Tu che vai da 10 anni in Bielorussia, non hai visto le cose che ho visto io una volta sola. Dico: non è possibile. Non è possibile, questo è vero. No, hai ragione. Un po' questo è un rimprovero, se vuoi, che possiamo fare al mondo d'oggi, no? Tutti siamo col volto in basso. Io faccio spesso delle fotografie in metropolitana. Tutta la gente guarda questo cellulare, la vita non è lì, la vita è fuori, no? Cioè, la vita è altrove, è uno sguardo alto, non è uno sguardo così, così basso. Una cosa che voglio chiedere adesso, banalmente, perché poi tra l'altro noi fotoamatori, se vuoi, anche abbiamo un po' la tendenza a sapere cosa, come, quando. Vedo che scatti comunque abbastanza corto, cioè le tue focali non sono lunghissime. Dico male, qual è l'obiettivo preferito? Preferisco sempre stare vicino alle cose che fotografo. Tante volte preferisco farmi vedere che sono lì con la macchina fotografica. Non amo molto rubare le immagini. Cioè, tante volte voglio che si crei proprio un rapporto tra me e il fotografo e quello del persona che fotografo. Quando vedo che la persona, no, acconsente a essere fotografato, allora scatto l'immagine. Tante volte vedo subito dallo sguardo, non so se è un tipo che si può fotografare o un tipo che magari non vuole, però cerco sempre di creare un contatto tra me e lui. Anche quelle, non so, ho spedito delle foto a lei l'altro giorno di donne fotografate. Ce n'è una sola, un'immagine che è un'immagine è pubblicitaria, per di più, no? Che è un'immagine enorme pubblicitaria, però tutte le altre sono immagini di donne molto, molto prese di petto, sono molto, molto vicine. E tra l'altro, questa è una cosa importante, scusa, ti interrompo, perché tra l'altro sempre in questo incontro che mi piacerebbe fare lì a Treviglio, è importante che uno si misuri con il proprio soggetto, cioè tu hai identificato adesso un ingaggio, no? Il tuo ingaggio è: io voglio essere riconosciuto, voglio esserci nella fotografia, voglio che lui sappia che io lo sto scattando, e questa è una scelta importante, no? Cioè io non, hai detto non amo rubare le fotografie, questo è bello, vuol dire che tu ingaggi, ad esempio, per dirti, come William Klein, no? Che si avvicinava a 60 centimetri, no? Cioè lui era vicinissimo, era dentro la scena, quindi anche tu ami essere dentro la scena, dentro il soggetto, dentro l'inquadratura? Sì, ma mi piace proprio vivere quel momento lì. Lo sa, lo faccio quasi sempre, ma anche nei luoghi all'estero dove vado, devo cercare di capire come vivono loro, no? Per poter comportarmi come loro, per potermi avvicinare il modo più possibile a loro, insomma. Questa è la cosa. È solo così che riesco a avere un contatto. Vero. È un contatto reale che si ha, insomma. Quindi il fotografo non deve aver paura di avvicinarsi al soggetto, no? Il fotografo, il fotoamatore non deve aver paura di avvicinarsi e di farsi vedere. Dico male? Non ho mai avuto questa paura qua. No, ma dico in generale anche i nostri dell'Accademia non devono aver paura di avvicinarsi al soggetto. E quelli che ci ascoltano non devono aver paura di avvicinarsi. Ma mai la fotografia non è un delitto, non è una malattia, la fotografia è un racconto in un certo senso, dico male. Ma guarda, lui, nell'esperienza che ho fatto in oncologia, no? Sì. Ho trovato una signora uruguayana, no? Con un tumore ovviamente, una signora bellissima, no? E io gli ho chiesto: ma posso farti una fotografia? Lei mi ha risposto: non sono mica una delinquente, pare. Ho un male addosso. Vedi, no? Tanto per dire che forse, no? E capiscono che fare una fotografia è fermare un momento. C'è quella donna indiana che appare nella fotografica. Sì. La donna indiana mi ha detto, no? Alla mia età questa donna, l'ho scattata quando avevamo entrambi 69 anni, no? Adesso ne abbiamo qualcuno di più. Entrambi. E mi ha detto: no, fa, sei la prima persona che mi fa una fotografia, no, questa donna. Allora cosa ho fatto? Quando sono tornato dall'India,
ho fatto stampare questa foto molto grande e ogni mostra che facevo, facevo posare due persone davanti a questa donna. Ho raccolto un centinaio di immagini e le ho spedite tutte, così per dire guarda come sei diventata. Non sei. Adesso ci sono in tante persone che ti conoscono, insomma. No, questo è molto bello, questo è molto bello. In un villaggio dove la campagna era fatta di fango ancora, con una piccola scuola per terra e basta. Io, guarda, questa storia che tu mi hai raccontato mi invita a un'altra domanda che secondo me è importante, perché oggi la gente, adesso col Covid un po' meno, però la gente viaggia molto, no? Oggi viaggiare è facile, in un certo senso, io sento amici che vanno un po' ovunque, anche in luoghi desolati, strani, eccetera. Io dico sempre, attenzione, il viaggio non è una destinazione, cioè, il viaggio non è dove vai, no? Ma cosa vai a cercare, per cui... C'è il fotografo che cerca la piazza del mondo, c'è il fotografo che cerca l'uomo, c'è il fotografo che cerca la storia. Tu hai parlato prima di Chernobyl e adesso dell'India. Tu sei partito con quali aspettative? Cosa cercavi? No, in India ho voluto visitare i villaggi, non ho visitato l'India famosa, l'India turistica, ma quella dei grandi tempi, quello del Marajà, per intendersi. Esatto, sono andato al sud dell'India, nel centro India, nell'Orissa addirittura, che lì è certo. E mi sono appoggiato a delle suore, perché loro sono le uniche che ti permettono di avvicinarti a certi villaggi che uno non potrebbe mai entrare da solo. Certo. Perché loro sono un po' la garanzia. E poi una volta visitato uno, ho visto che non c'erano sti grandi pericoli che mi dicevano, perciò tante volte ho preso la bicicletta e ho girato un po' così da solo, a piedi, ho provato tutti i mezzi immaginabili possibili, dal treno ai bus, ai tuk-tuk, alla macchina per l'autista, perché è impossibile guidare in India. Certo. Che non ci sono regole da rispettare, ognuno fa quello che ce voglia. Io ho avuto paura in India, parecchio in macchina. In macchina si ha molto paura, veramente, sì. Lo sai, tu immagini che, faccio solo un esempio per Roberta, mi sono trovato su una strada e sta venendo uno in fronte a me, era perpendicolare a me, cioè se non si spostava uno dei due facevamo un frontale, ma io lo vedevo, dove va questo qua? È davanti a me, cioè... E lì non ci sono regole, il primo che arriva passa, cioè non so, ci può da fare. Questo è solo scherzo. Funziona così: nei sorpassi, il primo che si affaccia ha diritto a passare, fa niente se l'altro deve uscire di strada, andare chissà dove, non per farlo, però funziona così. Tra l'altro, Mosè, mi permetto adesso, parlando così, Giacomo mi ha riferito che prossimamente farà un altro viaggio a piedi, giusto, un cammino Bari-Matera. Sì, me lo diceva, questo, è bello questo. Esatto, questo ci riserverà delle belle sorprese. Certo, questo non è un viaggio, questo è un pellegrinaggio, diciamoci, no? Fare Bari-Matera è un pellegrinaggio, non è un viaggio, in un certo senso. Farlo in questo periodo, più che in pellegrinaggio, è da marocchino. Un sacrificio. Mi sa che farlo, però insomma, non ho altri momenti, perché poi ho altri impegni, ho una mostra in Germania a settembre. Dove in Germania? Passau. Ah, accidenti. Sì, avrei dovuto farla al mese di fine febbraio-marzo, poi col coronavirus è saltato tutto, adesso la ripropongono a settembre, sempre col punto di domanda. E questo viaggio qua, che avrei dovuto farlo a maggio, invece non ci si poteva muovere, dico ma o lo faccio adesso o non lo faccio più, insomma. Ma sicuramente sarà una bella esperienza, perché... sarà sicuramente bello lo stesso, anche ecco, perché andremo incontro a delle cose inaspettate. No, quindi Mosè, lei, visto che un po' abbiamo avuto modo di
di conoscere e capire un po' Giacomo, non spoileriamo troppo tutte le novità che ci presenterà nel futuro. No, certo, perché sono tante, sono troppe poi dall'altro. Esatto, non bruciamocele così subito tutte, giusto? Certo, certo, certo. Chiediamo solo l'ultima domanda quindi a Giacomo, così chiudiamo qui, no? Consiglio generale. Giacomo, dici, tu quando adesso vai a casa e ti siedi in poltrona, come pensi fotograficamente? Pensi spesso alla tua fotografia? Pensi alla fotografia quando non scatti e quando non hai la fotocamera in mano? Sì, abbastanza, perché mi sono talmente abituato, no? Che c'è mia moglie che mi dice sempre, no, ma ci manca che e te la porti anche a letto sta macchina fotografica, no? E poi non la metti mai giù, insomma. E perché mi sono accorto che quando esco con la macchina fotografica guardo il mondo, anche se poi non scatto, però guardo sempre in modo fotografico le cose. Quando invece non ce l'ho, guardo in modo diverso, insomma, non certo. Avendo lo strumento dietro. È come per uno scrittore, no, che esce con il taccuino che prende gli appunti, no? Se non c'è il taccuino non riesce a prendere gli appunti. Certo, certo. Una macchina fotografica. Allora, quindi pensi a prendi appunti per le prossime fotografie, questa è la realtà. Sì, ma guardo sempre ho la fortuna che avendo lavorato per la Ristori per molti anni, no? Ho avuto la fortuna di avere molti libri fotografici, no? Ti invidio, guarda su questo, ti invidio tanto, come ti invidio. Allora, siccome c'era il direttore dell'Europeo che mensilmente mi chiamavano e mi diceva, guarda, allora arrivavano sempre libri, no? di tutti i romanzi, libri fotografici, libri d'arte. Guarda, scegli quelli che ci voglio perché domani io porto via tutto, smantello. E a fine del mese si riempiva l'ufficio, no? dei vari direttori che sono passati all'Europeo. E allora io facevo man bassa e ne prendevo sempre una decina per volta. Lavorando per 30 anni lì, fai conto di quanti libri sono riuscito. Oh, che bello. E questo è molto bello comunque, è una cosa straordinaria, perché poi il libro è fonte di ispirazione, il libro è fonte di fantasia, cioè il libro è un'opera, no? Libro è un oggetto, perché io lo dico spesso ai fotografi, stampate le fotografie, perché la fotografia è un oggetto, il resto è immagine, no? Per cui il libro è un oggetto fotografico, questa è una cosa importante. Allora, ascolta Giacomo, per me la chiacchierata con te è bella, io vorrò vedere la tua mostra a Treviglio, per me è importante venire a vedere. Io direi, inviterei Giacomo anche quando faremo Luzzara, lo portiamo con noi. Assolutamente, sarebbe veramente una cosa molto bella. Vero Roberto, se potremmo con noi a questa cosa, assolutamente. Tu immagini che avremo una piantina con tutti i luoghi fotografati da Strand, Leo Barbieri, Berengo, una pianta, noi cammineremo sui loro passi. Questa è la cosa importante. Perché ci sono sempre passato vicino da Luzzara, ma non ho mai avuto coraggio di... Vedi, è stato... Allora, cosa vogliamo di più? È stato in India, a Chernobyl, adesso fa a piedi, cost to cost, va da Bari a Matera e non è stato a Luzzara, no, devi venire con noi, dai. Esatto. Va bene, dai. Allora, grazie, Roberto. Mosè, ti ringrazio come al solito per la disponibilità, ringrazio Giacomo per essere stato qua con noi oggi e invito tutti quelli che ci seguono di venire a vedere dal vivo questa mostra, perché davvero ne vale la pena. Grazie Mosè per la chiacchierata piacevole. Speriamo... È stato bellissimo. Giacomo è stato tremendamente bello. Ciao a tutti, ciao 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 ciao.